Quali sono i sapori tipici di Pontecagnano Faiano? Vabbè, come notiamo da questa bella e colorata tavola imbandita, qui si coltivano principalmente le verdure. Io sono in compagnia di Enzo Citro, che è un produttore locale dell'omonima azienda agricola, l'azienda Citro. Allora, scopriamo intanto quali sono le verdure di stagione che dobbiamo consigliare a chi visita il vostro territorio. Le verdure di stagione teniamo la rucola, che voglio fare una piccola precisazione, che ormai si produce tutto l'anno sotto serra. Poi teniamo fagioli, pomodoro, melanzana, basilico e sedano. Ecco, parliamo della stagionalità di queste produzioni, perché io credo sia anche interessante da casa imparare anche quali sono i periodi giusti per acquistare e gustare un certo tipo di verdura. Sì. Allora, è importante consumare verdure di stagione. Sì. In questo momento, per esempio, i fagioli che stanno adesso in piena produzione, fagioli, fagiolini, melanzane. D'estate, quindi? D'estate, tutto il periodo estivo, pomodoro, perché è un prodotto fresco e quindi è più gustoso, ha le proprietà organolettiche migliori per il periodo. Quindi anche un discorso di sicurezza, osservare la stagionalità del prodotto e consumarlo nel periodo giusto. Ma restando un po' sulla produzione, la tua azienda, come anche le altre del territorio, in realtà spesso sono a filiera. Che cosa significa una produzione a filiera e cosa comporta questo per il consumatore? Allora, la produzione a filiera significa che sia dal seme fino alla raccolta viene certificato tutto il percorso di produzione, che è la casa che fornisce il seme dichiara che non è un OGM, sarebbe un organo geneticamente modificato. E poi anche i successivi passaggi vengono documentati con la tracciabilità. Perfetto, quindi il consumatore è garantito da questa carta d'identità, che è bene anche leggere nel momento in cui si consumano e si acquistano dei prodotti certificati. Volevo tornare ancora sui prodotti, in particolar modo sulla rucola, che abbiamo detto qui viene prodotta tutto l'anno, e dare anche una dritta, una curiosità interessante, soprattutto per le signore all'ascolto, perché pare, e l'esperto ci confermerà, ecco, ci dice del sud, pare che la rucola faccia bene a che cosa? Al seno delle donne, cioè se assunta in periodo adolescenziale favorisce a quanto pare anche una prosperità, no? Del seno, perfetto. Quindi la rucola va consumata se si è donna. Restando però sui segreti della produzione e anche sul fascino di questo mestiere, Enzo mi diceva, lui ha un'azienda con una decina di coltivatori, quindi ti voglio chiedere un po' anche per i giovani che sono all'ascolto, quali sono le dinamiche produttive? È questo un mestiere importante che può prendere piede anche se si è giovani? Ma io direi proprio di sì. Partiamo dal presupposto che adesso non esiste più il coltivatore, l'agricoltore, ma esiste l'imprenditore agricolo, quindi è un'azienda a tutti gli effetti che produce tutto l'anno e ha un reddito tutto l'anno. Quindi l'azienda agricola è un'azienda a tutti gli effetti, però con la differenza che un'azienda che produce bulloni sta là e produce bulloni. Un'azienda, invece, un imprenditore agricolo lavora con la vita, cioè parti dal seme, parti dalla piantina, la vedi crescere, la curi, poi la raccogli. La mangi e la fai mangiare con piacere. Io trovo che sia un mestiere affascinante che va promosso anche per le nuove generazioni, anche perché è fonte di reddito, è un lavoro che tra l'altro impegna, diciamolo perché mi sembra giusto anche dirlo, per mezza giornata, perché voi d'estate mi dicevi dalle 5 a mezzogiorno lavorate sì, i campi, sì. Quindi anche un part time può essere un'esperienza interessante. Sicuramente, ma difatti spesse volte noi il periodo estivo assumiamo dei ragazzi che hanno voglia di imparare, di lavorare, finita la scuola, proprio a part time per incentivarli ad avvicinarsi a questo lavoro.